crisi dell'identità europea, credo che sia estremamente importante andare ad indagare a pochi giorni dalla giornata della memoria, perché siamo il 16 gennaio del 2019, andare ad indagare con un'operazione di memoria un genocidio che ritengo essere un po' alla base della cattiva coscienza europea, ma anche della fondazione dell'Europa. E andiamo a indagare la crociata contro gli albigesi, che secondo lo studioso Lemkin è per l'appunto il primo grande esempio lavacro di sangue e genocidio europeo. La crociata contro gli albigesi si svolge nella sua parte più centrale tra il 1209 e il 1229, poi vedremo che va decisamente oltre e comincia un po' prima. Sì, comincia prima, perché anzitutto chi erano questi albigesi? Erano chiamati tali, questi eretici, cioè pensatori che scelsero di pensare altro o che impararono a pensare altro, perché avevano il loro centro nella città di Albi. La loro eresia, che oggi non indagheremo negli aspetti dottrinari perché non sarà quella la questione di cui ci occupiamo, è l'eresia detta dei Catari. Diciamo, possiamo in un attimo inquadrarla in una eresia, semplificando, in una eresia manichea che condannava tutto ciò che era vita mondana e materiale per esaltare tutto ciò che era vita spirituale. Apparentemente essi furono oggetto di una crociata invocata e proclamata dal Papa Innocenzo III a causa della loro eresia. Andando a scavare più a fondo, si trattò di un'operazione di conquista del sud della Francia da parte dei signori e dei baroni del nord della Francia, o meglio del Regno di Francia in generale, che in quel momento occupava una piccola porzione intorno a Parigi. E il principale, questa operazione di espansione del Regno di Francia parte da Filippo II Augusto, non a caso Augusto detto tale, perché comincia questa operazione di conquista e di potere. Filippo II Augusto detto il conquistatore, ma egli si terrà a lungo a seguire Innocenzo III in questa crociata, perché Filippo II Augusto, dobbiamo ricordare, era impegnato nella lotta contro Giovanni Senza Terra, re e non re, nel senso era un re, diciamo, un po' abusivo, perché era fratello di Riccardo Cuor di Leone, che era il re d'Inghilterra, ma in quel momento impegnato nelle crociate e governava lui, e combatteva per il nord del territorio francese contro il re Filippo II Augusto, che dunque era impegnato in questa guerra con Giovanni Senza Terra e col suo nipote, il nipote di Giovanni Senza Terra, Ottone IV, che era imperatore. Alleati contro Filippo II Augusto, saranno sconfitti questi due, Giovanni Senza Terra e Ottone IV, infatti Giovanni rimarrà senza terra e sarà così chiamato, nel 1214 con la battaglia di Bouvain, che sarà uno veramente dei momenti fondativi dell'Europa. Quindi Filippo II Augusto si fa coinvolgere poco da Innocenzo III nella crociata contro gli albigesi, ma lascerà che sia coinvolto suo figlio Luigi, che diverrà Luigi dal 1223 come Luigi VIII, diverrà re di Francia. Potrà impegnarsi come re di Francia poco a sua volta in questa battaglia, perché morirà nel 1226 e sarà seguito da Luigi IX il Santo. Perché facciamo attenzione a questa dinastia? Perché sarà a sua volta questa serie di sovrani che fonderà qualcosa di molto vicino alla Francia odierna, ma anche all'Europa odierna.
Non a caso lui era Augusto, il conquistatore, Luigi Nono sarà il santo perché contribuirà allo sterminio, al genocidio degli eretici, cioè di chi pensava diversamente. Innocenzo III prima di dichiarare la crociata, invierà a evangelizzare, diciamo così, ma a catechizzare quelle terre Pietro di Castelnuovo e Domenico di Guzmán, due predicatori. Pietro di Castelnuovo era legato ai cistercensi, mentre Domenico di Guzmán sceglierà di fondare un ordine di predicatori erranti che praticavano la povertà. Non avranno grande successo perché l'eresia era profondamente radicata. Poiché tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, nel sud della Francia, diciamo generalmente la Provenza, nel nord dell'Italia, i signori provenzali, il conte di Tolosa, i vescovi di Tolosa e Carcassone, l'arcivescovo di Narbona, avevano consentito e assecondato questo tipo di insegnamento dei capi. Dunque, era profondamente radicato e nel 1209 Innocenzo III proclama la crociata, manda a sterminare gli eretici un suo fido, ovvero Arnaud Amauvais. Vedete, qui c'è la croce perché era diciamo, il messo papale, a sua volta appartenente all'ordine dei cistercensi, affiancato da un punto di vista militare da Simone di Montfort, rappresentante dei baroni del nord della Francia che per l'appunto intendevano conquistare quelle terre così ricche. Che è affiancato dalla spada Simone di Montfort perché faceva parte appunto, di questi cavalieri, mentre Arnaud Amauvais alla croce in quanto cistercense. Vediamo questo personaggio di Arnaud Amauvais. Io mi sono preso un piccolo appunto su quando fu conquistata dalla spedizione dei crociati la città di Béziers e sentiamo proprio le parole di Arnaud Amauvais. La città di Béziers fu presa. E poiché i nostri non guardarono a dignità, né a sesso, né a età, quasi 20.000 uomini morirono di spada. Fatta così una grandissima strage di uomini, la città fu bruciata e saccheggiata. In questo modo la colpì il mirabile castigo divino. Vedete come viene classificato? Mirabile castigo divino. Questa è l'idea con cui si va a conquistare queste terre. Ad Arnaud Amauvais è attribuita anche una frase terribile che poi in realtà trova una sua base nelle scritture, ma le deforma completamente, precisamente nella seconda lettera di San Paolo a Timoteo, laddove San Paolo scrive a Timoteo che Dio riconoscerà i suoi, chi è dei suoi. Quando un soldato si avvicina ad Arnaud Amauvais per domandargli: ma dobbiamo ammazzare tutti, come facciamo a riconoscere gli eretici? E lui gli è attribuita questa risposta: uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. Questa frase terribile ci dà l'idea di che cosa significhi questa guerra di conquista del sud della Francia. E di che cosa significhi a livello di fondazione di un'identità nuova. Occorreva sterminare chiunque potesse avere un'idea diversa. Dunque, su che cosa si fonda l'unità e l'identità di quella monarchia? Su un genocidio. Ma questo riguarda un po' varie parti dell'identità europea. È questo che vogliamo andare a indagare oggi, per cui ci interessa questo momento tra il 1220 e il 1209 e il 1229. Fermiamo un pochino qualche tappa. Dopo le prime vittorie dei crociati, nel 1215 si svolge il Concilio Laterano, laddove vengono tolte tutte le terre agli sconfitti che erano i signori del sud della Francia, ma successive rivolte rimetteranno in questione questa vittoria finché
ritornerà in gioco la forza dei crociati con in particolare Luigi VIII e Luigi IX, il Santo, che con l'intervento del re della Francia, che nel frattempo a Beauvais ha sconfitto Giovanni senza terra, Ottone IV, quindi è diventato molto più forte, a questo punto i re di Francia si volgono un'operazione di conquista del sud della Francia. A questo punto, fino tra 1215 e 1229, vengono sedate tutte le rivolte nel sangue. E nel 1229 i signori del sud vengono a patto, e sostanzialmente gli vengono tolte quasi tutte le terre, ma l'operazione sarà più profonda perché il Papa manderà l'Inquisizione per eradicare. Col suo centro, avrà come centro la fondazione di un'università a Tolosa per il retto pensare, chiaramente, e l'Inquisizione che sostanzialmente metterà a rogo a sua volta migliaia di eretici, andando a cercare anche nei paesini più sperduti. Per comprendere in che maniera possiamo individuare questo meccanismo come degli esempi più forti della fondazione europea, perché anzitutto in quel momento stava veramente, da certi punti di vista, nascendo e preparandosi, diciamo, veniva concepita l'Europa moderna con la battaglia di Bouvines e con la formazione delle grandi monarchie nazionali inglese e francese, e con, io dico, con l'uccisione, lo sterminio dei diversi e degli eretici. Uno dei culmini sarà per l'appunto 1492, fine della riconquista spagnola e cacciata di arabi ebrei e successiva inquisizione anche nel territorio spagnolo. Quindi vediamo come queste cose siano veramente a fondamento dell'Europa moderna, ma anche il meccanismo a fondamento dell'Europa moderna, ma in generale degli stati moderni e del loro comportamento, anche in un senso, diciamo, postmoderno, cioè ci avvicina anche molto ad alcuni poteri, ai comportamenti di alcuni poteri anche massmediali della postmodernità. Dapprima il Papa punta sulla persuasione, quindi manda i suoi missionari. La persuasione non arriva ad attecchire e dunque arrivano le scomuniche e quindi la relativa perdita di potere da parte dei signori locali, quindi perdita dei diritti da parte dei signori locali, non hanno più diritto, in quanto scomunicati, a farsi obbedire. Quando non basta questo, arriva la guerra. Con la guerra arriva il genocidio, ma è molto più importante anche quello che accade dopo. Dopo il genocidio arriva l'Inquisizione, cioè chi è rimasto vivo, e anche coloro che sono morbidi, anche i cattolici che erano morbidi nei confronti dei cadaveri, saranno perseguitati e uccisi. Oltre a questo ci sarà un particolare da non trascurare, la damnatio memoriae, la cancellazione dalla memoria, diciamo, di questa idea e di questi eretici e di questo, e in realtà riportare e santificare coloro che li sterminarono. Qui abbiamo non a caso Luigi IX, il Santo, l'abbiamo già nominato. E quindi glorificare i loro sterminatori, Arnuaud Maurice, Simon de Montfort, Luigi IX il Santo e così via. E dopo abbiamo un altro particolare molto importante che è estremamente attuale, la fondazione di un'università a Tolosa del vero sapere, della vera scienza, l'unica accettabile. Io infatti non ho scritto università, ho scritto un termine che credo che sia molto importante anche per il momento attuale. Viene fondata l'universitas. Non sarà un'universitas in senso originario, ma sarà uno dei momenti fondativi
delle univerità, cioè i luoghi in cui si propaganda la verità unica. Ci saranno altre tre tappe importanti. 1244, caduta dell'ultima di una delle ultime, rimarranno poche fortezze ai catari, le inespugnabili Monsegur, Chelius, e poi ci sarà una parte del nord Italia. Nel 1244 sarà espugnata Monsegur, nel 1255 sarà espugnata Chelius, nel 1277 a Verona saranno bruciati sul rogo dagli Scaligeri, che vorranno così, diciamo, pacificarsi col Papa e mettere fuori gioco chi poteva essere dalla parte dell'imperatore, verranno bruciati sul rogo dagli Scaligeri gli ultimi catari. È facile ricordare queste date, 1244, 1255, 1277, perché finiscono tutti con numeri doppi, quindi lo dico per gli studenti. Torniamo all'atto fondativo dell'Europa, che appare essere, a mio avviso, questa crociata contro gli albigesi, di una certa Europa, però attenzione, Lemkin ci dice che è il primo genocidio d'Europa, ma se andiamo ben a guardare tutto il rafforzamento delle monarchie nazionali europee si fonderà su successivi stermini. E in questo sarà importante andare a comprendere e a porsi una domanda: se in realtà l'Europa non sia uguale alla sua figlia, a cui tanto rimprovera, gli Stati Uniti, di fondarsi sul genocidio dei Pelli Rossa. Spesso gli europei, oddio, spesso, non abbastanza spesso in realtà, ricordano che gli Stati Uniti si fondano su un genocidio, non abbastanza spesso l'Europa e gli europei ricordano a se stessi i genocidi che sono a suo fondamento. Perché ci interessa indagare tutto questo, oltre che per fare un po' di verità storica? Perché vogliamo porci una domanda. Questa domanda è estremamente profonda. Nel 1982 è posta da un saggio di René Girard, ma non a questo proposito, a proposito in generale del formarsi di una comunità. Secondo Girard, la comunità si forma attorno all'espulsione, uccisione e sacrificio di un capo espiatorio, cioè l'identità di una comunità, quando si forma, deve trovare un nemico, possibilmente al suo interno, da uccidere, in modo tale da dire: noi non siamo quello, siamo un'altra cosa, e dunque riconoscersi come tale. Dunque la comunità, secondo René Girard, ha a suo fondamento il sangue del capro espiatorio. Tutto ciò ci porta e dovrebbe portarci a domandare su quale sia oggi l'identità europea. Può un'identità europea profondamente in crisi trovare un altro fondamento che non sia l'espulsione di un capro espiatorio, ad esempio, che siano i neri, che siano i russi, che siano altri, che siano i non cristiani, che sia l'Islam? Può l'Europa fondarsi su un'altra identità? Questa credo che sia la domanda profonda di racchiusa dentro storie come quella di Altiero Spinelli, che nel 1944, prigioniero nel carcere di Ventotene, scrive il Manifesto, il cosiddetto Manifesto di Ventotene, in cui lui propone un'Europa federale. Questa Europa federale non deve essere basata sulla sopraffazione tra gli stati, bensì tra la scelta di una crescita comune, di un'alleanza e di una collaborazione tra gli stati e tra i cittadini, in vista per l'appunto di qualcosa come gli Stati Uniti o d'Europa dal basso. Un'altra, questa domanda è interessante: se ci si possa fondare, se si possa o no fondare una comunità non su un capo espiatorio, ci viene dal filosofo Marco Fornaciari, che domanda: è possibile
una comunità, e lui domanda anche, una democrazia, è possibile fondarla senza un capo espiatorio? Su questa scommessa, su cui lui non dà una risposta, ma la lancia come domanda, io credo che dovremmo fare una riflessione profonda attraverso vari personaggi, o che sia Altiero Spinelli, o che sia, ad esempio, perché no, molto prima, 399 a.C., Socrate. Socrate sceglie, qui è la forte differenza, lui sceglie di essere capo espiatorio, perché sceglie di non fuggire di prigione, di mettere Atene di fronte alla responsabilità di ciò che stava compiendo, l'omicidio di un giusto. Ma direi che questa è la scelta anche di Gesù. Gesù, quando diciamo secondo i Vangeli è nel momento della passione, cioè della sofferenza, prima di essere crocifisso, ma sa quello che gli dovrà accadere, si chiede se bere fino in fondo questa amaro calice, sostanzialmente qui sta scegliendo di fondare una comunità, scegliendo di essere capo espiatorio. È già diverso che il subirlo. Quindi la sorte di Socrate, la sorte di Gesù, ma anche le tesi di Altiero Spinelli, e qualcuno dice anche la morte di Pierpaolo Pasolini come scelta, ma qui andiamo in territori ancora molto inesplorati, ci pongono di fronte alla domanda, alla questione: possiamo essere comunità, fondarci come comunità in un incontro con l'altro, in un dialogo con l'altro, lo dico da un punto di vista di Socrate, o nella ricerca interna a se stessa della fratellanza di tutti, come per Gesù, o nella ricerca di un'alleanza tra gli uomini, come per il manifesto di Ventotene? È possibile fondare un'Europa non sul sangue, non su un capro espiatorio? E questa è una domanda che nel momento di più grave crisi d'Europa dovremo porci.